Al Bentegò di un Pescara poco zemaniano resta bocca asciutta al cospetto di un Chievo che domina per lunghi tratti, facendo valere la prestanza fisica e anche una maggiore organizzazione di gioco. Dopo l'ottima prova offerta con il Genoa, quella vista in terra veneta è stata la brutta copia della squadra ammirata con i Liguri, con almeno due passi indietro sul piano del gioco e anche in classifica, e con i numeri che restano negativi per il Pescara in ottica salvezza. Il 4-3-1-2 di Maran rispetto alla vigilia vede in difesa l'impiego di Spoli al posto di Gamberini, in attacco spazio all'abruzzese inglese. Nel Pescara, come previsto, in campo c'è la stessa formazione vittoriosa con il Genoa. In panchina manca il portiere in seconda Fiorillo, colpito da una sindrome influenzale. Agli ordini di Gavillucci di Latina si comincia di fronte a 6.000 spettatori con 300 sostenitori pescaresi. L'avvio di gara è equilibrato, anche se poi al primo tiro in porta la squadra di Maran trova il vantaggio al 12° con un eurogol di Birsa che non lascia scampo a Bizzarri, con una conclusione ad effetto che si infila all'incrocio. Per il Delfino il match si fa subito in salita, anche se i ragazzi di Zeman non si demoralizzano, dovendo però fare i conti con un Chievo che, come nella gara di andata, fa valere la maggiore prestanza fisica. I biancazzurri attaccano e al 24° è Caprari in area a chiamare alla respinta miracolosa Sorrentino. La gara del Bentegodi si mantiene equilibrata e ancora in bilico. Al 33° si rivede la formazione veneta con un tiro di poco alto di Etemai. La risposta dei biancazzurri affidata al 39° ad una punizione di Gianluca Caprari che dai 25 metri chiama la doppia parata il portiere sorrentino. Il finale di tempo vede poi al 43° l'infortunio di Inglese che viene sostituito da Gapke prima di un brivido firmato De Guzman con la parata di Bizzarri. Nella ripresa il primo Chievo vicinissimo al raddoppio con Castro che trova la parata di Bizzarri, ma il portiere del Pescara deve poi ripetersi smanacciando una conclusione ravvicinata ancora di Castro, deviata da Bruno, e poi un tiro di Etemai. La squadra di Maran vuole cercare di chiudere la partita e il Pescara barcolla. Quando il cronometro segna l'ottavo minuto ci sono poi le proteste pescaresi per una trattenuta in area clivense ai danni di Ceri e con Gavillucci che lascia però continuare. La gara non regala un attimo di sosta visto che la 12° è cacciatore di testa a mettere di poco al lato. Al 16° però il Chievo di Maran trova il gol del raddoppio con Castro che a porta vuota mette alle spalle di Bizzarri dopo una respinta corta della difesa pescarese. Zeman con la sua squadra sotto di due reti decide di gettare nella mischia Crescenzi e Mitrita per Zampano e Benalì. La reazione degli abruzzesi è quasi impalpabile visto che al 21° è Meggiorini a divorarsi il 3-0 con un tiro respinto distinto da Bizzarri dopo la traversa piena colpita da Birsa. Alla mezz'ora Zeman a sorpresa richiama in panchina Mitrita, è entrato poco prima forse anche per un leggero problema muscolare lasciando spazio a Pepe. Sul campo però i padroni di casa non devono fare certo gli straordinari per portare in porto i tre punti e bissando così il successo dell'Adriatico. L'ultima emozione arriva al 90° con la rete del 2-1 fallita da Cerri a fotografare una prova opaca del Pescara che fa tornare tutti con i piedi per terra.